Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi è sabato 9 e sono le 11. È tardissimo, ci siamo svegliati con molta calma perché ultimamente la Ginevra si sveglia la notte di nuovo. Siamo nella fase in cui potrebbe non dormire al pomeriggio e quindi dormirebbe completamente la notte, ma se poi al pomeriggio non dorme, verso sera diventa ingestibile. Quindi è un po' il momento di cambiamento. Vediamo, vediamo, vediamo come procederà quando riuscirò a tornare a dormire una notte intera. Quindi sono le 11. Gabriele sta facendo i compiti con Alessandro e io voglio fare un vlog della giornata. Voglio cominciare facendovi vedere due prodotti, uno top e uno flop. Allora, partiamo dal top, Herpes Sun. Questo è uno stick che abbiamo comprato in farmacia quest'estate perché io sono soggetta molto di frequente ad herpes. Di solito non li tratto mai perché diciamo la pomatina solita che danno in farmacia comunque me li fa durare sempre 2 settimane e quindi mi metto il lucidalabbra, cerco di tenerli idratata le labbra il più possibile e aspetto che mi passi da solo. Quest'estate avevo un herpes che mi occupava tanta parte del labbro e mi faceva veramente molto male. Poi con il sole, con la secchezza delle labbra e tutto il resto, veramente non riuscivo a gestirlo. Siamo andati in farmacia e abbiamo trovato questo. Ha ovviamente la protezione solare perché è un prodotto che normalmente si usa in estate. È bianco come gli stick labbra per appunto per prendere il sole. E è stata una manna dal cielo. Formidabile, veramente mi ha risolto il problema in brevissimo tempo e l'altro giorno mi stava venendo fuori, allora ho detto proviamo a metterlo. Mi è andato via subito, mi è venuta subito la crosticina, mi è andato via subito, non ho più niente, perciò lo consiglio. L'unico piccolo difettuccio, che non è un difetto, però insomma va segnalato, lascia un po' di bianco sulle labbra, quindi non si può abbondare, però è veramente ottimo, straconsigliato e si compra in farmacia. Invece, prodotto flop assolutamente, è questo mascara di Kiko, waterproof. Che è Maxi Mood Waterproof Mascara Kiko Milano e io l'ho comprato perché con la mascherina tutte le volte che mi trucco tutta la parte del mascara diciamo si scioglieva lungo l'arcata sotto l'arcata sopraccigliare e quindi rimaneva tutto il segno nero che era assolutamente orrendo. Intanto è arrivata una piccola disturbatrice, vieni, fatti vedere. Ciao. E dunque, dicevo, prodotto assolutamente flop è questo mascara di Kiko. Di mascara waterproof non ne avevano tantissimi. C'è il classico con il quale non mi sono trovata bene, ma perché non mi piaceva lo scovolino. E poi c'era questo che è un modello nuovo e allora l'ho provato. E solo che, per carità, fa l'effetto anche troppo, nel senso che non si toglie in nessun modo. Io ho usato questo struccante, ho usato questo struccante, questo struccante, e l'unico effetto che ho avuto è che mi venissero via le ciglia anziché venirmi via il mascara. Perciò assolutamente bocciatissimo. Io ovviamente questo non lo porto indietro perché comunque l'ho già utilizzato e magari può essere che gli struccanti che utilizzo io siano struccanti troppo leggeri. E io questo comunque lo conservo perché magari da qui a quest'estate troverò uno struccante che fa al caso mio per questo prodotto. Però devo dire sinceramente che assolutamente non lo consiglio perché per me, insomma, io quando mi sono vista venire via le ciglia mi sono un attimo spaventata. E io sono una accanita sostenitrice dei prodotti Kiko, io mi trovo benissimo quasi con tutti i prodotti Kiko, sono veramente pochissimi i prodotti con cui non mi trovo bene, però questo purtroppo l'ho dovuto segnalare. Fatemi sapere se per caso l'avete provato, se a voi ha fatto la stessa cosa o se nel caso avete da consigliarmi uno struccante un pochettino più forte. Volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi per tutti i messaggi che ho ricevuto sotto al video della cucina nuova e anche per quelli che ho ricevuto in privato. Mi è stato chiesto di far vedere più nello specifico alcuni elettrodomestici.
la lavastoviglie, la cappa. E allora a questo punto pensavo che, se può, piacervi l'idea, posso fare un video proprio solo ed esclusivamente, un pochino più nel dettaglio, sugli elettrodomestici della cucina, quindi forno, frigo, cappa, perché mi è stata chiesta, lavastoviglie e asciugatrice. Fatemi sapere se vi può interessare. Adesso comincio a cercare di vedere cosa cucinare per pranzo. Qui allora vado a scongelare il ragù che avevo preparato e porzionato. Poi per me e Alessandro facciamo i tortelloni che sono ripieni con la zucca e di contorno i carciofi. Ecco il pranzo di oggi, per me e Alessandro tortelloni al ragù però di zucca, cioè al ragù bolognese ma i tortelloni di zucca. Gabriele si mangia le farfalline col ragù, la Ginevra e Gabriele si mangiano i bastoncini e di contorno i carciofi. Adesso mangiamo, a dopo! Vi ho fatto vedere il modo più frequente che utilizzo io per pulire alcune parti della cucina con l'aceto. Io mi trovo molto bene, devo dire la verità, anche perché, come dicevo in un video precedente, con il fatto che la bambina è piccola e molto, molto, molto imprevedibile, ho veramente molta paura ad avere in giro i detersivi. Io per fortuna ho lo sgabuzzino, quindi quelli più proprio pericolosi li tengo in alto nello sgabuzzino. Però dove posso evitare di prendere cose tossiche e provare con roba naturale preferisco. E ho pulito i fuochi e avete visto sono venuti benissimo. Dopo per far asciugare completamente dall'umido e dalle gocce che erano comunque rimaste per forza, ho acceso un pochettino il gas in modo che così col calore evaporasse tutto. E poi l'ho usata anche nel bollitore per il tè. Veramente io mi trovo molto bene perché in 10 minuti l'ho lasciato 10 minuti agire e dopodiché ho passato con il sapone da piatti all'interno del bollitore, ho asciugato ben bene, stando attenta di non far arrivare l'acqua nella resistenza, quantomeno di farne arrivare veramente pochissima. Adesso poi comunque fino a domani non lo utilizzeremo in modo che si asciughi completamente e poi l'ho asciugato. Avete visto che il risultato è stupendo. Tra l'altro, Bologna l'acqua è abbastanza dura, quindi di calcare ce n'è parecchio, perciò questa è una operazione che faccio molto spesso durante il mese.
Nel frattempo Alessandro sta facendo l'iscrizione alla materna per Ginevra. Ormai ci siamo arrivati, lei a giugno compie 3 anni e quindi a settembre comincerà la materna. La volevo mandare al nido, però purtroppo con il discorso del coronavirus abbiamo preferito desistere. E quindi adesso a settembre cominciamo anche con lei. Io ovviamente, in quanto mamma chioccia ansiosa italiana, definitemi con i cliché più classici, sono già molto agitata. Proprio per il fatto che non avendo fatto l'inserimento al nido, mi immagino che, diciamo, l'approccio alla materna non sarà proprio facilissimo, anche perché lei è sempre con me, solo con me, e quindi adesso proverò in quest'estate di fare dei tentativi di lieve distacco, magari sempre che si possa fare, ovviamente compatibilmente con la situazione di emergenza, e magari portarla in ludoteca, provare di fare dei mini 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 distacchi parlando appunto con le educatrici e lasciandola lì per dire anche solo 5-10 minuti, vedere come reagisce, in modo da non darle proprio lo stress alla materna, perché alla materna, per quanto le insegnanti vengano sempre incontro, insomma, non è un inserimento come quello che si fa al nido. E quindi, stranamente, sono ansiosa. Poi mi domando come mai mi venga l'herpes. Chi lo sa? Comunque, il video si conclude qui. È un video un po' diverso dal solito. Spero veramente che vi sia piaciuto. Vi ho fatto vedere un piccolo momento, una briciolina della nostra quotidianità nel fine settimana. Prima di salutarvi, vi ricordo come al solito, se vi fa piacere, di iscrivervi al canale, attivare la campanella e se il video vi è piaciuto, lasciarmi un commento. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!